Dai successi in vasca con la decima Champions e un anno davvero magico a quello che è un altro impegno altrettanto appassionante con i giovanissimi del Doria Nuoto-Loano, Matteo Icardi, e si preannuncia un'estate caldissima con tanti appuntamenti. Sì, è stata una stagione fantastica per la Prorecco, per la nostra squadra, ricca di successi e ovviamente ricca di lavoro, anche perché abbiamo lavorato come dei matti tutto l'anno. Ora finalmente, dopo 12 anni di nazionale, ho preso una pausa e mi dedico un po' al territorio dove sono cresciuto, dove ho iniziato a giocare a pallanuoto come dirigente. Adesso faccio anche un po' di allenatore per i ragazzi della Doria Nuoto-Loano, della nostra società, e poi mi dedicherò al camp estivo, Elite Water Polo Camp, sempre nella piscina di Loano e alla Marina Beach di Loano, quindi è un'estate ricca di impegni. Stai costruendo un palinsesto davvero straordinario, anche perché al tuo fianco è già fare un camp con Matteo Icardi sarebbe tanta roba, però addirittura hai chiamato tanti amici, colleghi, sarà veramente un camp straordinario. Sì, e penso che nel nostro camp ci sia lo staff più titolato del mondo, perché ci sarò io, ci sarà Nicolò Figari, che insieme a Pietro Figlioli poi siamo gli unici tre in Italia ad essere bicampioni del mondo. Ci sarà poi William Morales come preparatore atletico, che adesso è al Barceloneta, ex Prorecco con Ratko Rudic. Avremo Mike Maric, il dottor Maric per la tecnica di respirazione per le apnee. Verrà Massimo Giacoppo, vice campione olimpico, a fare un po' di didattica sulla psicologia dello sport. Abbiamo una nutrizionista di Genova Sportiva, Giulia Lungonelli, e Tommaso Negri, anche lui fresco vincitore della Champions come allenatore dei portieri. E siamo tanti, siamo uno staff veramente numeroso, ma è quello che vogliamo trasmettere ai ragazzi, che per fare sport intorno ci vuole sempre qualcuno di molto preparato e che ha studiato una vita per insegnarti, perché il movimento è importante e soprattutto il fare gruppo come facciamo noi nel nostro camp è fondamentale per crescere poi e stare in un ambiente sano lavorativo anche in età adulta. In pochissimo tempo avete rilanciato a Loano veramente non soltanto numericamente una società che con il sincro, con la pallanuoto, con il nuoto ha già raggiunto numeri importanti, quindi davvero una grande soddisfazione. Sì, dopo tanti anni io sono tornato, ho giocato a pallanuoto lì quando ne avevo 10, sono tornato come dirigente a 36. Grazie anche all'impegno enorme del nostro presidente Massimiliano Gattuso e di tutto il consiglio direttivo, stiamo cercando di riportare la Doria Nuoto-Loano ai livelli di quando c'era la famosa Synchro Cup, oppure eventi di nuoto, c'era di tutto prima. Adesso si è un po' spenta negli anni, il Covid ha dato una bella mazzata, però abbiamo lavorato tanto. Ieri abbiamo fatto una festa con tutti gli atleti per i 40 anni più uno, come li chiamiamo noi, e ci sarà tanto da volare. Abbiamo un'eccellenza anche nel triathlon, non solo negli altri tre sport che hai citato, quindi risorgerà proprio la città insieme allo sport, perché il comune ci sta dando una grossa mano e noi siamo impegnati a 360 gradi per far sì che realtà come Loano poi diventino magari un giorno come la mia amata Prorecco.